Ciao a tutti! Nel video tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questo simpatico ippopotamo. Iniziamo! Allora, iniziamo con della solita lana acrilica e un uncinetto numero 3,5. Allora, iniziamo facendo un cerchio magico. All'interno facciamo 6 maglie basse. 2, 3, 4, 5, 6. Chiudiamo il cerchio, facciamo una maglia bassissima. Nel secondo giro lavoriamo un aumento in ogni maglia bassa, al termine avremo 12 maglie basse. Nel prossimo giro lavoriamo una maglia bassa e un aumento. Al termine del giro avremo 18 maglie basse. Nel prossimo giro lavoriamo due maglie basse e un aumento. Al termine avremo 24 maglie basse. Nel prossimo giro lavoriamo 3 maglie basse e un aumento. Al termine del giro avremo 30 maglie basse. Adesso lavoriamo 4 maglie basse e un aumento, al termine del giro avremo 36 maglie basse. Adesso facciamo 5 maglie basse e un aumento, al termine avremo 42 maglie basse. Adesso facciamo 6 maglie basse e un aumento, al termine avremo 48 maglie basse. Adesso lavoriamo 7 giri di maglie basse così come si presentano. Arrivati a questo punto abbiamo terminato la prima parte del nostro muso. Ora dobbiamo iniziare le diminuzioni. Allora facciamo lavoriamo una maglia bassa e una diminuzione. Prendiamo il primo punto, prendiamo il secondo, filo sull'uncinetto e le chiudiamo insieme. Una maglia bassa e una diminuzione fino alla fine del giro, termineremo con 32 maglie basse. Nel prossimo giro lavoriamo le prime due maglie basse, le lavoriamo così come si presentano, la prima e la seconda. Poi facciamo una maglia bassa e una diminuzione fino alla fine del giro. Al termine avremo 22 maglie basse. Nel prossimo giro iniziamo a fare gli aumenti per dare la forma della testa. Allora, nelle prime 6 maglie basse lavoriamo gli aumenti, soltanto nelle prime 6. Poi nelle rimanenti lavoreremo una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante. Al termine del giro avremo 28 maglie basse. Nel prossimo giro lavoriamo le maglie basse così come si presentano. Nel prossimo giro lavoriamo gli aumenti nelle prime 12 maglie basse, poi lavoriamo una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante, al termine del giro avremo 40 maglie basse. Ed ecco come si presenta il nostro lavoro. E adesso andiamo a lavorare 7 giri di maglie basse, così come si presentano. Adesso lavoriamo 4 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro. E le ultime 4 maglie le lavoriamo così come si presentano. Otterremo in totale 34 maglie basse. Nel prossimo giro lavoriamo le maglie così come si presentano. Nel prossimo giro lavoriamo 3 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro, tranne gli ultimi 4 punti che li lavoriamo, così come si presentano. In totale, alla fine del giro avremo 28 maglie basse. Nel prossimo giro lavoriamo 2 maglie basse e una diminuzione, al termine del giro avremo 21 maglie basse. Nel prossimo giro lavoriamo una maglia bassa e una diminuzione, al termine del giro avremo 14 maglie basse. A questo punto inseriamo l'imbottitura, dopodiché nel prossimo e ultimo giro faremo 7 diminuzioni. Ed ecco terminato la testa del nostro ippopotamo. E qui andremo a inserire gli occhi e ecco qua.
Ora facciamo il corpo. Allora io ho scelto il colore rosso per fare il vestito dell'ippopotamo. Cominceremo da questa parte. Allora io ho creato un cerchio magico di 6 maglie basse, poi ho aumentato con multipli di 6 in ogni giro, per cui 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Adesso facciamo 7 giri di maglie basse così come si presentano. Nel prossimo giro facciamo 7 maglie basse e una diminuzione. Al termine del giro avremo 48 maglie basse. Nel prossimo giro lavoriamo le maglie così come si presentano. Nel prossimo giro lavoriamo 6 maglie basse e una diminuzione, al termine avremo 42 maglie basse. Adesso lavoriamo un giro di maglie basse così come si presentano. Nel prossimo giro facciamo 5 maglie basse e una diminuzione, al termine avremo 36 maglie basse. Nel prossimo giro lavoriamo le maglie così come si presentano. Terminiamo l'ultimo punto inserendo il colore grigio. Dopodiché, nel prossimo giro facciamo 4 maglie basse e una diminuzione, al termine avremo 30 maglie basse. A questo punto il filo rosso possiamo tagliarlo, tanto non ci serve più, e il prossimo giro invece lo lavoriamo così come si presenta. Nel prossimo giro lavoriamo 3 maglie basse e una diminuzione, al termine avremo 24 maglie basse. Adesso lavoriamo 2 giri di maglie basse così come si presentano. Ed ecco terminato il corpo del nostro ippopotamo. E adesso facciamo le gambe. Allora ho avviato un cerchio magico di 6 maglie basse. Nel secondo giro facciamo 2 maglie basse in ogni maglia bassa sottostante, al termine avremo 12 maglie basse. Nel prossimo giro lavoriamo una maglia bassa e un aumento, al termine avremo 18 maglie basse. Adesso lavoriamo 3 giri di maglie basse così come si presentano. Nel prossimo giro lavoriamo una maglia bassa e una diminuzione, torniamo così a 12 maglie basse. Nel prossimo giro lavoriamo le maglie così come si presentano. Terminiamo l'ultimo punto riprendendo il colore rosso e a questo punto facciamo 4 giri di maglie basse così come si presentano. Ed ecco terminata la nostra gamba. Ora facciamo le braccia. Allora, ho avviato un cerchio magico di 6 maglie basse. Nel secondo giro facciamo un aumento in ogni maglia bassa, al termine avremo 12 maglie basse. Adesso lavoriamo 10 giri di maglie basse così come si presentano. Adesso lavoriamo 6 mezze maglie alte. Allora, filo sull'uncinetto, entriamo nel lavoro. E le chiudiamo insieme. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. E adesso lavoriamo 6 maglie basse. Nel prossimo giro e ultimo lavoriamo 6 maglie basse e 6 mezze maglie alte. Ed ecco terminate le braccia. Ora facciamo le orecchie. Allora, ho preparato un cerchio magico con 10 maglie basse. Ora con il colore grigio, riprendiamo il colore grigio e facciamo un giro di 10 maglie basse. Ed ecco terminate le orecchie. Ora facciamo le narici. Allora, qui ho preparato un cerchio magico con 6 maglie basse con il colore rosa. Poi nel secondo giro ho lavorato sempre 6 maglie basse con il colore grigio. Ora prepariamo la coda. Allora, qui ho lavorato 10 catenelle. Poi in ognuna delle catenelle lavoriamo una maglia bassa, per cui in totale avremo 9 maglie basse. Terminate le 9 maglie basse, tagliamo il filo che ci servirà poi per cucire. Poi inseriamo l'uncinetto all'estremità della nostra coda, facciamo
Facciamo passare un paio di fili attraverso il lavoro, questo modo, e estraiamo tutti insieme i fili. Ecco, poi andiamo a tagliare a seconda di dove, a nostro piacere, insomma. Ecco. Ed ecco la coda terminata. Ora andiamo a creare le bretelle della nostra salopette. Allora, qui ho avviato 11 catenelle, poi in ogni catenella andiamo a lavorare una maglia alta. In totale lavoreremo 9 maglie alte. Ed ecco terminate anche le bretelle. A questo punto possiamo iniziare a cucire tutti i nostri elementi. Ho terminato di cucire tutti i nostri elementi, ho inserito anche gli occhietti. Ora dobbiamo fare le due bretelline ad incrocio qua dietro. Allora, aggancio il filo, lavoro delle catenelle, lavoro una serie di catenelle della lunghezza che poi mi serve per arrivare al collo. Ecco, vediamo. Sì, ci siamo. Taglio il filo e con l'aiuto di un ago lo vado a cucire. La stessa cosa faccio per l'altra bretellina. Il tutorial è terminato. Spero di avervi dato una nuova idea per una vostra nuova creazione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!